Ascoli. Bentrovati da Verusca Cestarelli. Nell'approfondimento con realtà locali oggi ospitiamo una delle realtà più consolidate nel patrimonio del terzo settore, lo definisco tale perché sicuramente è un'eccellenza del nostro territorio, e parliamo dello IOM, l'Istituto Oncologico Marchigiano. Oggi in radio, nei nostri studi, la presidente Ludovica Teodori. Ben trovata Ludovica. Poi abbiamo Alessia Cicconetti e Roberta Cugnini. Grazie, salve. Allora, grazie innanzitutto per la vostra disponibilità. Parliamo in particolare di tumori al seno, tumori che riguardano ovviamente la sfera femminile, un tema assolutamente importante, necessario davvero da affrontare, e ormai da tanti anni con Ludovica parliamo di questa malattia che colpisce non solo la donna ma anche le famiglie, caregiver che sono intorno alle donne e si occupano appunto di affrontare questo che è un vero e proprio terremoto, Ludovica, tu mi hai sempre detto. Io il tumore al seno lo considero un problema sociale ed umano, perché coinvolge tutta la personalità della persona, i cambiamenti che ci sono. Io devo dire, confesso che vengo da una famiglia che 4 cugine, tutte da parte di papà, che hanno avuto un tumore. E naturalmente da quando è nata l'associazione, avendo conosciuto tante donne che appunto aiutavano le donne operate al seno, presidenti di associazioni, Europa Donne, eccetera, ho pensato appunto di aprire uno spiraglio, una forza di aiutare parallelamente alla medicina, alle cure che facevano. Bisognava affrontare un discorso proprio di come vivere durante e dopo la malattia, perché naturalmente la malattia ti cambia. Poi parliamo anche di 25 anni fa, gli interventi erano molto più aggressivi. Le cure, certo, erano diverse, ci sono stati, no, dei progressi in questo, diciamo, senso. Diciamo che le cure ci sono dei dati positivi appunto di guarigione, però è sempre un momento in cui cioè la tua femminilità, il tuo modo di essere viene un po' una guerriera praticamente. Che si diventa davvero guerriere, e di questo parliamo oggi con lo IOM, che è un'associazione, lo ripetiamo, nato nel 1996, che si occupa di assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici, non sostituendo quelli che sono gli organi deputati della medicina, ma ovviamente affiancando quelle che sono le istituzioni, come tu appunto raccontavi. Tu sei stata insignita, e lo voglio ripetere anche se so che tu non vuoi, del Picchio Rosa 2023 per l'impegno profuso e la capacità e l'amore di essere al fianco di tante donne. E è stata una grande emozione, no, vederti. Non c'eri fisicamente, però hai ritirato questo premio che tu hai detto non è solo mio ma è di tutto lo IOM, di tutte le guerriere che combattono questa guerra ogni giorno. Sì, effettivamente le idee ci sono, devo dire, anche quando è nata l'associazione è stata insieme alla mamma, a Loredana Morrone. E proprio ci siamo presi un impegno, così continuiamo a dire, cioè assicurare le condizioni di benessere e soprattutto salvare la dignità della persona, che non lo chiamo paziente, lo chiamo persona. Una persona, un individuo. E devo dire che abbiamo anticipato i tempi, perché infatti poi nel 2010 con la legge 38 è venuto fuori proprio le cure palliative che servono, cioè nel momento in cui la medicina non risponde più alla malattia e c'è da sperare che tutto possa andare insomma con molta diciamo dolcezza, aiutare la famiglia, certo. Perché è un momento brutto, perché anche alcune famiglie non accettano questo verdetto, diciamo, per cui abbiamo creato questa associazione. Proprio noi ci interfacciamo con la sanità, però non ne ci sostituiamo. Certo, è un affiancamento a quelli che sono, la nostra, proprio detto, che posso dire, c'è cioè il medico delle cure, esperto in cure palliative, che va a visitare il paziente, ma vede tutto il contesto della famiglia, per cui deve vedere quali sono le necessità. Quindi abbiamo OSSE, addetti all'igiene personale,
e fisioterapisti, è la cosa che molto, lo ripeto sempre, quello che ci sono i parrucchieri e barbiere. E quello è un tema assolutamente nodale per ogni donna, lo sappiamo. Diamo un po' qualche dato dello IOM, dati 2023 con 192 assistiti, assistenza domiciliare, ambulatorio senologico, poi c'è il front office ad Ascoli e San Benedetto, oltre 3600 l'assistenza di ore che sono state erogate dallo IOM, affiancando medici, case manager, psico-oncologi, fisioterapisti, OS, volontari, per un totale di più di 3000 ore, che è un numero enorme se consideriamo poi quella che è la necessità di assistere in maniera continuativa sia l'ammalato o l'ammalata che i pazienti. Con te dicevamo della crisi del 2023, perché lo IOM vive di donazioni e c'è stato un momento molto difficile in cui forse si è temuto che lo IOM potesse chiudere, Ludovica? Sì, però lo escludevamo nella maniera... Avete lottato, diciamo, per evitare, sì, questo. Perché devo dire che c'è stata una risposta molto, molto da, sia economica che emotiva, ci sono state delle aziende, non so, qualcuno che ha organizzato una mostra di acquarelli, un'altra... ha destinato i regali, invece dei regali, i soldi per festeggiare i 25 anni di matrimonio. Queste sono tante le cose, ma anche dalla parte delle associazioni, che sono delle sorelle, diciamo, di questo territorio, ci incoraggiavano. Questo è stato molto, diciamo, positivo. Certo, è stato un momento... cioè, avremmo fatto qualunque cosa per non smettere di aiutare le persone. Poi voglio raccontare un aneddoto, cioè, abbiamo Rosalba che ha detto alla ragioneria, ogni volta aprivamo il computer, Sant'Antonio diceva appunto, e lì veniva fuori qualcosa. Però devo dire adesso, dopo tutto questo, diciamo, travaglio, perché è una bella responsabilità, prima di tutto siamo state molto unite, si è formata una comunità, sia le volontarie che gli operatori, c'è stato proprio in silenzio, senza una sinergia che vi ha portato a superare davvero tutto questo. Veramente, se ci ripenso adesso, veramente è stata una bella esperienza, andava fatta. E allora diciamo ai nostri ascoltatori, anche chi ci sta vedendo, è possibile donare appunto sia il tempo diventando volontari, ma dando anche un sostegno economico allo IOM per aiutare a portare avanti questi progetti di sostegno per le donne che sono ammalate, anche per le famiglie, i caregiver, così vengono definiti. Ludovica, parliamo della Breast Unit, tu ci tenevi particolarmente a ricordare. Beh, sì, è una creatura che abbiamo fatto pubblico e privato insieme all'ospedale, e cioè è obbligatorio in ogni provincia avere questa breast unit, che significa che c'è un sospetto di un tumore al seno oppure accertato, la paziente viene presa in carico e quindi farà l'ago spinato, l'esperta è tutte le procedure, diciamo. Le procedure in un mese e poi viene operato, quindi viene, diciamo, coccolata dalla segreteria, l'abbiamo noi per l'ambulatorio di Ascoli e ce n'è un altro, l'ambulatorio di San Benedetto. Quindi ogni donna viene, diciamo, presa in carico da questa breast unit e ci si occupa di tutto quello che è l'iter. Tutto l'iter, poi non medico. Deve andare a prenotare. Fate tutto voi, tutto, ecco, quanto. Questo è importante, lo ricordiamo, potete rivolgervi allo IOM, ma anche per avere informazioni se siete magari parenti di persone che hanno purtroppo ricevuto questa diagnosi nefasta. Sì, prego. Noi abbiamo affiancato a questa segreteria uno psicologo che segue nel momento in cui viene comunicato il referto, sì. Quindi, e viene accompagnato un po' a quello che è dopo, perché ci può stare sia la chemioterapia oppure niente, si deve controllare, insomma è stato sempre un trauma per una persona. Certo. Quindi c'è un affiancamento sia psicologico che fisico, sì, rispetto a quelle che sono anche le norme burocratiche poi da seguire per eventuali prenotazioni. Alessia Ciccolini, per Ciccoletti, scusami, due parole sul progetto Cura della Creatività. Tu sei responsabile progetti e comunicazione dello IOM, di cosa si tratta? Allora, io
mi riallaccio a quello che ha appena detto Ludovica, nel senso che la Breast Unit è un percorso multidisciplinare dove convergono una serie di professionisti che prendono in carica la persona. Noi partecipiamo con la segreteria nella mia persona e con la figura dello psiconcologo. Parallelamente, lo IOM dal 1999, quindi in tempi non sospetti, ha creato dei laboratori di recupero psicofisico per donne con pregresso carcinoma mammario. Quindi è, diciamo, un percorso che dalla Breast Unit, no, poi viene ancora di più accompagnato nella fase quella post-operatoria e anche post-terapica, perché abbiamo sempre pensato che soprattutto nella donna in cui in qualche modo la tua fisicità viene profondamente cambiata, ci fosse bisogno di affiancarla in un percorso di consapevolezza e di accettazione, perché la cura è medica, è salute, ma è anche molto psicologica, soprattutto nelle donne che si fanno un sacco di problemi, un sacco di pensieri negativi. Quindi abbiamo creato dei laboratori di teatroterapia, danzoterapia, yoga, scrittura creativa, e all'inizio erano esclusivamente destinati appunto alle donne con pregresso carcinoma mammario. Poi abbiamo pensato di allargare in realtà a tutte le persone che hanno subito un intervento oncologico. L'ultimo, che si chiama La cura della creatività, è partito a settembre con un laboratorio di teatroterapia e finirà ad aprile con un laboratorio di scrittura creativa e digital blog, perché poi noi alziamo sempre l'asticella, nel senso ogni volta che facciamo un progetto cerchiamo sempre di superare il precedente. Quindi con la scrittura creativa abbiamo pensato, va bene, ce la cantiamo e ce la suoniamo, impariamo a tirare fuori le nostre emozioni, impariamo a concretizzarle, però le vogliamo far anche vedere all'esterno, e quindi poi le pubblicheremo su un blog, per cui le persone potranno anche leggere i racconti personalissimi, ma che sono condivisibili, perché poi la forza è quella della dell'unione, sì, delle donne, no? Le donne, una forza, esatto, che diventa sinergie che, poi... che quindi può essere di supporto anche a chi deve ancora affrontare questo percorso. Quella sorellanza di cui tanto parliamo. Bellissima. A realtà locali, il laboratorio di scrittura si svolgerà presso la bottega del terzo settore, poi tutte le informazioni sulle pagine social dello IOM. Roberta Cugnini, responsabile dell'assistenza domiciliare, parlaci del progetto della fondazione con l'assistenza che viene effettuata. Sì, quest'anno è partito il progetto della fondazione, appunto assistenza specialistica domiciliare di prossimità, e noi vogliamo ringraziarla un po', la fondazione, perché ci ha permesso un po' negli anni di diventare una realtà bella consolidata per quello che riguarda il discorso dell'assistenza domiciliare. Come diceva Alessia, ogni anno si alza un po' l'asticella, e quest'anno il progetto della fondazione vede sì l'assistenza domiciliare al malato oncologico, ma la parte sperimentale è quella di creare proprio un percorso di cure palliative per quelle persone affette da patologie neurodegenerative dell'encefalo, quindi le pazienti malati di Alzheimer, con demenza, per cui noi affianchiamo, come abbiamo detto prima, il sistema sanitario, non accavallandoci ma integrandoci, per cui si vuole creare appunto un percorso sperimentale, quindi all'inizio sarà così, nella quale cercheremo un pochettino di delineare delle linee per far sì che l'assistenza domiciliare possa essere anche per questa tipologia di pazienti, oltre che a quelli domiciliari dello IOM, appunto l'oncologico, certo, terminale. E quello che noi negli anni abbiamo sempre cercato poi di mantenere è il contatto anche con la famiglia, quello del contesto familiare. Infatti anche un'altra particolarità di questo progetto è il supporto al caregiver, attraverso azioni sociali, che va dal trasporto anche sociale di un paziente, di un familiare, certo, impossibilitato a compiere alcune azioni piccole, insomma, quotidiane, esatto, no? Certo, esatto, anche magari andare a trovare il proprio caro all'ospedale, impossibilità
disabilitato non ha la macchina, c'è il trasporto sociale, quindi diciamo che c'è proprio una sinergia tra le associazioni per mettere al centro il paziente fragile e il contesto familiare nella figura poi del caregiver, che viene appunto gravato di moralmente tante cose, oltre esatto, al dolore, quindi... no, la sofferenza è quello che poi rende ancora più complesso, esatto, affrontare il disagio quanto, che porta, esatto, insomma, si trova la malattia. Smarrito, si trova perso, certo, disorientato, per cui la sinergia fra le associazioni, proprio questa progettualità vuole garantire la presa in carico del paziente a 360 gradi, unendo magari altre associazioni di volontariato, ognuna con la propria specificità ma a servizio dell'altra, in modo tale che in questo momento, in questo modo si possa veramente creare un percorso. Interessante, dunque, il progetto Fondazione, lo ripetiamo, assistenza specialistica domiciliare di prossimità, come diceva Roberta, in sinergia con altre associazioni del territorio, e questo è importante per far sì che si costruisca una rete di assistenza, no? Che è importante per il territorio. Abbiamo detto come sostenere lo IOM, possiamo donare il nostro tempo, diventare volontari, potete rivolgervi alla segreteria IOM per seguire poi un percorso di preparazione, perché è necessario fare una formazione specifica, però possiamo farlo, oppure sostenerlo economicamente, perché sappiamo quanto sia importante l'Istituto Oncologico Marchigiano anche in seno a quello che dicevamo dei problemi economici che ci sono stati, perché per far fronte a tutte queste esigenze ovviamente servono anche delle risorse importanti. Io vi ringrazio per essere state nostre ospiti, grazie ad Alessandra Cicconetti, grazie a Roberta Cugnini, ovviamente il grazie più grande da tutte le donne che sono assistite da sempre dallo IOM, la nostra Ludovica Teodori, grazie davvero. Grazie. Però loro hanno assorbito tutte le mie idee, la nuova generazione. Se non ci fossero loro e tanti altri volontari non sarebbe possibile. E li ringraziamo davvero, grazie a tutti i volontari dello IOM. La vera forza poi di questo progetto. Gli operatori, ma anche tutte le aziende che ci hanno assistito, dateci il 5 per 1000, che adesso è un periodo delle... si fanno le denunce dei redditi, quindi possiamo sostenerlo anche in questo modo. Grazie per essere stati con noi, al prossimo appuntamento con Realtà Locali. Radio Pascoli.